Ad Atessa la Residenza per Anziani Santa Maria fa il punto sull'emergenza Covid che l'ha vista protagonista nelle cronache tra marzo e aprile scorsi. Nel teatro comunale il Consorzio SGS e la Cooperativa La Rondine, rispettivamente titolare e gestore della RSA, hanno riferito sulle condizioni attuali del centro. L'obiettivo di Maria Luigia Di Blasio, presidente SGS, e di Domenico Mattucci, presidente della Cooperativa, è quello di fare chiarezza. Sono stati 25 pazienti positivi al coronavirus, quasi l'80% del personale è contagiato, 10 i decessi di cui 2 riconducibili al virus. Quindi tutto è esploso in fase iniziale, anche prima dell'iniziale, quando ancora si parlava di poco o di nulla e quindi siamo stati presi all'improvviso da una minaccia così grave che abbiamo scoperto solo dopo, quando ci sono stati i primi positivi al tampone. Oggi in struttura non c'è più questo pericolo, nel senso che gli ospiti sono tutti negativi, compresi i personali, il personale è rientrato tutti in servizio, anche eh, quelli che hanno avuto la positività Covid. Mi rivolgo chiaramente alla cittadinanza dicendo che la struttura è veramente sicura. Devo anche ringraziare l'amministrazione comunale che ha fatto sempre da filtro per ogni bisogno. Che eh, avevamo diciamo, all'interno della struttura, mettendosi in contatto con la protezione civile all'inizio, quando le mascherine praticamente erano insufficienti, non si trovavano. La vera difficoltà durante il lockdown, ha aggiunto il sindaco di Atessa Giulio Borrelli, presente all'incontro, è stata stabilire un rapporto con la ASL di riferimento. Oggi, ha concluso il sindaco, confidiamo che le misure di prevenzione vengano applicate con rigore e che ci siano anche i controlli costanti dei medici.